Ah beh, questo è quello che si può comprare con 35 euro poi vado per le spiegazioni più approfondite comunque questo è lo scontrino 35 euro e ho usato un premio di 5 euro poi spiego bene tutto quindi senza entrare nei dettagli di quanto costi ogni cosa miestrone che utilizzo quando faccio le lenticchie, ne ho preso due pacchi di lenticchie, fagioli, no, queste no. sono lenticchie, fagioli, mozzarella, la leggiera, tonno immancabile, questi sono più o meno 600 grammi di pane integrale, macinato sceltissimo di bovino adulto, una pera, due pomodori. 4 mandaranci, questa è una mela, 3 banane, ne ho altre in frigo. Di molte cose ne ho già da parte. Una melenzana, 2 pacchi di pane integrale a fette gozze, 2 pacchi di mezze penne integrali, latte, anche di questo ne ho altro, detersivo, uova. E yogurt. Ave di nuovo. Questa è la serie del metodo molto scientifico. Come ben saprete, avendo guardato gli altri due video che ho fatto finora, poi ne farò anche altri. Chiaramente, vi invito a commentare quali argomenti di tematica scientifica e non vi piacerebbe che io affrontassi in maniera molto scientifica. Come avrete visto negli altri due video, che erano sul versante ironico, per chi non avesse capito, affrento, affronto questi argomenti in maniera molto scientifica. Nel video di oggi parleremo in maniera molto scientifica di come fare la spesa, ma non la solita spesa del bodybuilder, eh, pollo, riso, tacchinella, yogurt greco, ma una spesa che è un po'. Per bodybuilder, e non perché parlerò di cose che vanno oltre il bodybuilding, ma soprattutto di economia e risparmio. E se seguite il mio altro canale, e questo video potrebbe tranquillamente essere fatto in un altro canale, data la serietà dei contenuti. E non sto scherzando, sarò molto serio in questo video a differenza degli altri, anche se c'è qualcuno che non ha capito che stavo scherzando, soprattutto in quello del primo ciclo di steroidi, dicevo. Per i contenuti potrebbe essere un video che potrei fare nell'altro canale dove parlo di miglioramento personale. Parlavo anche un po' di Red Pill, adesso non ne parlo più molto, ma più che altro di miglioramento personale, raggiungimento di obiettivi, soldi, minimalismo, risparmio, eccetera, eccetera. Dicevo, io sono un maestro del risparmio, potrei tranquillamente tenere video corsi, non sto scherzando <ride> in argomento. In più, come avrete capito guardando il mio canale, questo qui dove sto pubblicando il video, <coughs> Sono molto mi fisso con le cose. Se no, non potrei fare video di bodybuilding. Quindi, vado alle ciance. Aggiungo che non ho nominato quando ho esposto le cose che ho comprato: i fagiolini. Mi sono dimenticato, surgelati ehm, il sapone liquido. Quindi, come si fa la spesa? In metodo, col metodo molto scientifico. È importante prima di tutto stabilire un budget, cioè io vado a fare la spesa avendo in mente il budget con i soldi contati. Sapendo bene cosa devo comprare, e in genere faccio la spesa alla cona la spesa grossa, diciamo, e poi compro alla Lidl. Il riso eh, gli albumi che sono aumentati. Il riso è passato da 1,79 il pacco da un chilo della Lidl, di basmati a 1,99 purtroppo e gli albumi sono aumentati da 1,49 a 1,69 quindi non va bene niente affatto e dicevo faccio la spesa grossa alla Conad in genere il budget per la spesa grossa è 35 euro e quello è ogni settimana, no non ogni settimana ogni 10 giorni faccio la spesa alla Conad con un budget di 35 euro a parte oggi e poi spiegherò perché e alla ah, Lidl in genere il budget era sui 10 euro perché prendevo in genere ogni due settimane 3 pacchi di riso da un chilo e 3 brick di albumi: quindi, se con i brick di albumi faccio 5 pancake, 5, 10, 15, ogni due settimane vado alla Lidl. Questo è il motivo per cui ci vado in due settimane. E il budget era 10 euro adesso. Immagino che aumenterà. Però, in genere è 35 euro ogni 10 giorni, Conad per la spesa grossa e era 10 euro ogni 15 alla Lidl. Queste sono le mie spese, di conseguenza vado più o meno due volte al mese alla Lidl e tre volte alla Conad. Già qualcuno dirà, ma come fai? Io non ce la faccio. E, che ti devo dire? Io sono un maestro del risparmio, l'ho detto. Quindi, primo passo è budget e sapere dove andare quando si fa la spesa. Come detto, questo è il mio budget, quelli sono i miei luoghi. In secondo luogo, lista della spesa sul telefono, con certe cose che sono fisse, tipo frutta e verdura, oppure verdure surgelate, tonno, uova, eccetera, eccetera, eccetera. Non so entrare nei dettagli. Di quali siano le cose fisse, però certe cose sono fisse, certe cose le aggiungo all'occorrenza. Tipo oggi ho comprato il detersivo per i pavimenti e l'ho scritto in, in stampatello per non dimenticarmi. Poi, per una efficace economia sia di denaro che di tempo, scrivo la lista della spesa in ordine di tappa. Se pensavate che, <ride> che fossi pazzo, ehm, qui avete la conferma. Perché, come ho detto, cosa vuol dire in ordine di tappa? Che io entro, mettiamo che qui questo sia l'ingresso e la cona si è fatta così a rettangolo, cioè senza mettiamo, è fatta così a rettangolo la cona dove vado io. Vuol dire che qui c'è la frutta e quindi io all'inizio della mia lista della spesa scrivo frutta e verdura perché io come entro faccio questo giro qui frutta e verdura, poi scrivo lenticchie perché le lenticchie sono qui, poi scrivo uh, latte, uova, yogurt, sto sparando perché latte, uova, yogurt sono qui, poi scrivo tonno perché il tonno è qui, poi scrivo passata di pomodoro perché la passata di pomodoro è qui e via dicendo, fino a fare il giro completo e pagare, quindi per una perfetta economia di tempo e soldi avere il budget e scrivere gli acquisti in ordine di, di tappa, così da cioè io quando faccio la spesa ci metto una ventina di minuti in più, parcheggio al piano di sopra perché uh, l'ingresso principale con i parcheggi è qua, però l'ingresso effettivo del supermercato è qui. C'è un ingresso qui vicino ai parcheggi, ma l'ingresso proprio dove accedi, dove ci sono i tornelli, le porte scorrevoli, è qua. Quindi io parcheggio qua su, prendo il carrello, scendo con l'ascensore, come avete visto, e mi faccio il mio giretto. È opportuno ricordarsi quali sono i prezzi, perché così vi ricordate. Ad esempio, mi ricordavo quando costavano gli albumi e il riso basmati alla Lidl, e adesso so che costa di più. Quindi magari potrei anche prendere in considerazione l'idea di acquistare da altre parti, ma non lo so. Un'altra cosa mh, importante è controllare i punti della carta. Io faccio la spesa con la carta, come cazzo si chiama? Boh, la carta fedeltà della conad, mettiamola così. Quando prendo il mio uh, scontrino vedo quanti punti ho, perché ogni 500 punti mi danno un buono da 5 euro. E infatti oggi è stata l'eccezione, ho speso 40 euro, ne ho speso 35 che in realtà erano 40, ho usato il buono 5 euro in meno che mi ha consentito di comprare cose che in genere non compro abitualmente tipo il tersivo, lo sto guardando perché è lì vicino alla porta oppure cosa ho comprato, il sapone liquido oppure... Mh, non mi ricordo cosa ho comprato qualcosa in più che non compro in genere e poi, altre cose importanti se non comprare assolutamente cose solo perché sono scontate se non vi servono facciamo un esempio pratico io non mangio la tacchinella e lo yogurt greco non è che se la tacchinella e lo yogurt greco sono scontate me le compro no io compro solo le cose che mi servono ancora meglio se le cose che mi servono sono scontate poi vi state chiedendo perché non hai comprato il pollo non hai comprato il pollo non ho comprato il pollo perché e qui <ride> dovete seguirmi perché si entra nei meandri della mia <ride> demenza compro in genere dei delle confezioni da 400 grammi quando devo mangiare pollo o anche carne macinata manzo io mangio solo carne macinata manzo quando devo comprare, mangiare pollo carne macinata devo mangiare 100 grammi quindi dal momento che io ho, mangio pollo Volte nell'arco di dieci giorni. Va da sé che il pacchetto da 400 grammi mi consentirà di mangiare 300 grammi di pollo e di surgelarne 100. Quindi questi 100 grammi si sommano. Di conseguenza ogni tre settimane, se non sbaglio, non devo comprare il pollo perché avrò Quei 300 grammi surgelati fatti dei 100 grammi che tolgo dalla confezione ogni volta in freezer. Quindi, ogni tre settimane non compro il pollo perché ce l'ho. E questo è il motivo per cui oggi non l'ho comprato. E questo è un altro modo per fare economia. Stesso discorso per la carne macinata. Quando la compro, la faccio in confezioni da 200 grammi in pacchettini con alluminio. E mi consente di comprarlo ogni tanto, quindi non sempre, e questo vuol dire che ogni tot non compro il macinato, che costa chiaramente di più del pollo, e ce l'ho da parte. E posso comprare altre cose, magari un'altra volta devo comprare il detersivo, ma non devo comprare il pollo e il macinato, e quindi ho soldi in più da spendere in quel budget di 35 euro e sono a posto. Quindi fondamentalmente il metodo molto scientifico significa nell'essere pazzi, come avrete capito, <ride> eh, però consente di fare molta eh, economia. E un'altra cosa ultra importante è segnarsi tutte le spese, questo non vuol dire solo le spese di cibo, spese in generale. Sul telefono io vedo che al mese spendo sui sto sparando un numero 300 euro, anche di meno se non ci sono bollette del cazzo in mezzo o spese colossali come mi è successo a gennaio perché ho speso una marea di soldi da mettersi a piangere per altre cose. Così si ha un'idea un chiara di quanto si spende al mese. Questo consente anche di mettere da parte altri soldi e se vi interessa questo argomento ho fatto nell'altro video. Un video che si chiama Se non sbaglio Come risparmiare più soldi, mi pare che si chiami così. Ha avuto anche un po' di successo per quanto riguarda il numero di visualizzazioni medie del, dell'altro canale. Comunque, questo è il mio metodo molto scientifico per fare la spesa. Se avete altri suggerimenti, fatemeli sapere. Perché se si parla di risparmio, sono tutto orecchie. E sono sempre pronto a vivere ancora di più. <ride> in uno stato di povertà imposta per eh, mettere da parte più soldi. Eh, penso che sia un video utile, per quanto gli altri video siano molto ironici, del metodo molto scientifico, però se volete vedere una parte di me più seria, mettiamola così, c'è cioè, cioè l'altro canale. Eh, questo non significa che in questo canale non sia serio, però sono un po' più rilassato nei modi, non è che stia... Facendo finta, però nell'altro canale sono molto più serio per, la... per il tipo di contenuti che porto, tipo questi. Buona.